Siamo molto lieti di avere con noi il professor Marco Ivaldo che ci parlerà del suo libro sul male, Kant, Fichte, Schelling e Hegel. Siccome c'è qualcuno che conosce più da vicino e meglio di me questi autori, in particolare alcuni di essi, ecco, io ho chiesto al professor Claudio Ciancio di moderare l'incontro di oggi. E quindi vi do la parola. Va bene, grazie Franco, siamo davvero molto lieti di avere questo incontro con Marco Ivaldo, che tutti conoscerete. Mi limito a dire che Marco Ivaldo, professore di morale, filosofia morale all'Università di Napoli ed è notissimo in tutto il mondo accademico e non solo, soprattutto per i suoi lavori su Fichte, di cui ne ricordo alcuni, come forse uno dei più vecchi, Libertà e Ragione, L'etica di Fichte, che è del 93, poi Fichte Leibniz 2005, Libertà e Moralità a partire da Kant 2009, questo è su Kant, poi un libro dal titolo Fichte 2014, e ancora Filosofia e religione attraversando Fichte del 2017. Ricordo poi anche Una storia della filosofia morale del 2006. Naturalmente l'elenco sarebbe lunghissimo, ma siamo tutti interessati a sentire l'esposizione e la presentazione di questo nuovo libro, che per me è sicuramente di grande interesse. Quindi lascio subito la parola, ringraziandolo molto, a Marco Ivaldo. Gli ricordo che ha circa tre quarti d'ora di tempo per la sua esposizione, e dopodiché ci sarà, come di consueto, la discussione. A te, Marco. Sì, grazie molto di questa presentazione generosa e grazie soprattutto di avermi invitato oggi a tenere una esposizione sulle tesi fondamentali di questo mio libro sul male. Quindi entro direttamente in medias res, in modo che, perché il tempo appunto è contenuto, quindi occorrerà sicuramente fare alcune riduzioni. Parto della mia esposizione da una espressione forse a tutti ben nota di Luigi Parison, il quale sosteneva che la filosofia, nella sua vicenda storica plurale, si era dimostrata singolarmente disattenta e reticente, usa questi aggettivi Parison, nei confronti del problema del male. Le religioni avrebbero mostrato più coraggio e più profondità rispetto al problema del male di quanto non abbia fatto la filosofia della sua storia. Questo è un giudizio di Parison, naturalmente può essere discusso da diversi punti di vista. Mi interessava però riportarlo perché appunto mi permetteva di fare un confronto, cioè è ben noto che Parison stimava la filosofia tedesca classica, il cosiddetto idealismo tedesco, come una grande prestazione filosofica all'altezza di quella dei greci, ricordo questa espressione di Parison. Ebbene, mi è giunta la curiosità di vedere se questa filosofia così importante come quella classica tedesca aveva comunque qualcosa lo stesso da dire sul problema del male, non era stata così reticente e disattenta come sembrerebbe. E in questo senso mi sono messo a studiare, diciamo così, in maniera molto semplice, sapendo naturalmente i limiti della mia scelta metodologica e contenutistica, mi sono messo a lavorare sulle teorie, le concezioni, le prospettive sul male fisico e morale che emergevano da scelto arbitrariamente i quattro cosiddetti grandi filosofi tedeschi, cioè Kant, Hegel, Schelling e Fichte. E non pretendevo di, diciamo, di enucleare l'intero pensiero di questi autori sul tema del male, ma fare un'indagine selettiva che, diciamo così, valorizzasse gli aspetti forse inediti, meno studiati, meno frequentati. Questo, diciamo così, è l'inizio, il punto d'inizio della mia riflessione. Da questi vedremo in particolare quali sono le differenze
delle diverse concezioni del male in Kant, Fichte, Schelling ed Hegel. Vorrei però nucleare due punti che ci accompagneranno in tutta la trattazione, almeno spero. Il primo luogo è questo. Questi autori hanno un'area aura in comune, e cioè indagano la natura spirituale del male, e qui natura spirituale vuol dire il male come negatività attiva, come azione del negare. Che cosa? Un valore, una legge, una prospettiva. Quindi il male non ha una definizione negativa, qui c'è una certa naturalmente obiezione rispetto alla tradizione classica che concepisce il male come assenza e mancanza, e non è assenza, non è mancanza, ma è potenza distruttiva e azione del negare, è negatività in atto. In questo senso il male si differenzierebbe, ecco, il male di questi filosofi tedeschi si differenzierebbe dalla concezione del male prevalentemente come negatività e mancanza della tradizione classica. Per questo mi rendo conto che è un tema che si lascia discutere, anzi devo dire io l'ho messo alla base del mio libro proprio perché suscita discussione per una comprensione più adeguata del male, sapendo dei limiti che naturalmente questa posizione ermeneutica rappresentava. La seconda elemento comune accanto a questo del male come negatività attiva è, diciamo così, il fatto che il male è relazione sostanziale ad una forma della necessità pratica della filosofia classica tedesca, cioè è azione del negare in relazione a un sollen, a un dovere che non è un dovere omissen, cioè un dovere oggettivo, logico, fattuale, ma è un dovere morale, è una prospettiva, è una legge, quella del sollen è una legge ad un tempo categorica e trasgressibile, questo è il punto fondamentale, cioè una legge categorica, quindi che deve valere assolutamente. Il Sollen, quindi come il Sollen quindi apre alla prospettiva del bene, ma è una legge che in quanto affidata alla libertà può essere essenzialmente negata e contraddetta. Ecco, questo è l'altro punto fondamentale, una legge quindi dialettica che consente di pensare un'alternativa rispetto alla fattualità presente. Ecco, questo è il secondo, quindi il male come negazione attiva. Primo aspetto. Secondo, il punto di relazione a cui la libertà si riferisce come un devi, quindi un imperativo che è a tempo categorico e trasgressibile. Questi sono gli aspetti, mi pare così, che accompagnano la mia traduzione e sono, diciamo così, frequentati dalle personalità filosofiche che ho messo al centro del mio discorso. Dunque, questa relazione della libertà al Sollen, quindi al dovere essere, apre, questa è una prima trattazione che volevo fare, apre alla comprensione del male come negazione del senso dell'esistere, come negatività attiva nei confronti del senso dell'esistere. Qui si adombrano le questioni della teodicea, che secondo me non è una disciplina che deve essere pensata necessariamente come perenta e chiusa e morta, è anzi è un punto di vista attivo, diciamo così, perché ci invita a pensare insieme Dio e il male, come l'uno in relazione all'altro e l'uno prendendo il significato dall'altro, senza però sbarlire la gerarchia, la differenza fondamentale tra il nulla, tra il male e la libertà. Dicevo, questo interrogarsi sul tema del senso, cosa che ho imparato da padre, insomma, devo dire anche dal mio maestro genovese Caracciolo, ci invita a guardare a come Kant, e questo è il primo passo che volevo fare, a come Kant si situa rispetto alla questione della teodicea, cioè rispetto alla questione del senso fondamentale dell'esistere. E qua io, dopo una trattazione su breve delle lezioni di teologia razionale di Kant, che è una prima opera nella quale si annuncia l'interesse per Kant del male, volevo soffermarmi in maniera molto rapida sul saggio di Kant sulla teodicea. Che cosa è la novità di questo saggio? Ecco, diciamo così, è ben noto che la teodicea è
la difesa, la teoria pretende essere la difesa della causa di Dio rispetto alla presenza nel male della creazione. Per questa, la difesa della causa dei, Kant enuclea alcune strategie fondamentali della teodicea che tutte sarebbero finalizzate ad alleggerire Dio dalla responsabilità del male nella creazione come ingiustizia, come violenza, come morte, come peccato o colpa. Kant elabora un'interessantissima, in questo testo, un'interessantissima disputa teologica dove sono indicate obiezioni alla teodicea tradizionale, difesa della teologia tradizionale, esito quasi sempre scettico di Kant. Quindi la struttura teoretica del saggio sulla teodicea si modalizza attraverso accusa, difesa, conclusione. Questo è interessante. La conclusione di Kant è però, questo vale per tutte le prove cosiddette della teodicea, che in realtà la teodicea non conclude, ecco, lascia completamente aperto il discorso, non consente né di affermare che siano vere le obiezioni né di affermare che siano false. Questo è diciamo così, la conclusione di Kant alla luce di una comprensione, vorrei sottolineare a questo punto, teoretica del male, della questione della teodicea. Questa comprensione teoretica, e qua c'è il punto che non vedo spesso trattato nelle trattazioni di questo saggio di Kant, questo è il punto in cui però si innesta un altro percorso di Kant. Ecco, diciamo così, mi capita di vedere come la trattazione del saggio kantiano si limita alla trattazione delle prove o delle non prove teoretiche. In realtà Kant fa un'altra navigazione, se vogliamo usare questo termine platonico, e in realtà questa altra navigazione è la navigazione della ragione pratica, cioè non esiste soltanto la ragione teoretica. E questa è la tesi che rimane fondamentale nel mio libro, per avere una comprensione della realtà, anzi la ragione teoretica dà una comprensione piuttosto limitata della realtà del mondo e della natura, occorre anche mettere in atto le risorse della ragione pratica. Giobbe, non accettando il punto di vista dottrinale degli amici che si muovono a livello della conoscenza teoretica, Giobbe rivendica una propria autenticità fondata sulla ragione pratica, cioè sulla assunzione della legge morale, questo è poi in definitiva il discorso, come fondamento di una comprensione del mondo. Quindi la legge morale come usata non soltanto come principio teoretico, ma anche non soltanto come principio pratico, ma anche come principio teoretico. Se il male è lo Zweck Widrig, è ciò che sta contro, è ciò che è controfinale, ciò che si oppone alla logica o al disegno della creazione, ebbene è la ragione pratica che dobbiamo guardare fondata sulla legge morale, questo è decisivo pertanto, fondata sul nesso tra legge morale e libertà, è la ragione pratica dunque che dobbiamo guardare per avere una certa comprensione del senso della creazione nonostante il male che dilaga nel mondo effettuale, cioè nel mondo, possiamo dire così, della creatura. In questo senso Giobbe, facendosi interprete della comprensione di Dio come autore, fondatore e fondamento della ragione pratica, traccerebbe un approccio al male non ancora esaurito nell'ambito della discussione filosofica, perché fondato su una comprensione della ragione pratica non inteso soltanto come fondamento morale, ma anche come fondamento teoretico, come modo di guardare il mondo. Questo viene accennato da Kant e sarà invece, come ben noto, al centro della concezione di Fichte. Così facendo, Giobbe, e cioè l'interprete della ragione morale come fondamento della teodicea, fonda la propria fede sulla ragione morale e non viceversa, fa questo, diciamo così, capovolgimento, o realizza questo capovolgimento Kant. I tre amici parlano per farsi udire da Dio, farsi dare ragione. Giobbe parla come un uomo, si troverebbe di fronte a ciò che un uomo semplice e reale direbbe di fronte alla devastazione
della creazione del male, ma anche le ricchezze che la creazione, nonostante tutto, contiene. Quindi abbiamo anche qua questa concezione dialettica della comprensione pratica. Ho dimenticato un punto, soltanto lo volevo elucidare brevemente. Per passare dalla ragione teoretica alla ragione pratica è necessario avviare quella che Kant intende come una tradizione del limite. Occorre percepire, comprendere, autocomprendere il limite che strutturalmente segna la ragione teoretica. Occorre attivare una sapienza del limite, così Kant con l'espressione. Questa sapienza del limite è appunto una comprensione, come ben noto a tutti, della natura limitata della nostra conoscenza finita, perché sempre rinviata in questioni sensibili che non possono darci altro che una, diciamo così, una comprensione semplicemente logica del reale e non anche effettivamente reale. Questo, l'effettivamente reale per Kant, questa comunque una tesi che mi sento di sostenere, esiste, si pone perché l'uomo, se posso dire così, è essenzialmente ragione pratica, cioè ragione in relazione a scopi fondamentali e sensi fondamentali dell'agire. Qui si aprirebbe un discorso sulle categorie che non posso fare. Ma questo apriva a Kant, e faccio un secondo passo, la necessità, una volta di aver concepito il male come Zweckwidrig, come controfinale, di approfondire questa controfinalità del male e quindi di affrontare ora in maniera più specifica la concezione vera e propria del male che Kant, come ben noto, mette a tema dello scritto sulla religione. Il scritto sulla religione, come sappiamo, prima viene pubblicato sul male radicale, viene messo a tema sul male radicale. Il male radicale prima viene, diciamo così, affrontato, soltanto accennato nel saggio sulla teologia, diventa invece il concetto fondamentale del saggio sul male radicale, pubblicato in prima edizione da solo e in seconda edizione come primo capitolo dell'opera sulla religione. Ecco qui, volevo chiarire prima. Il testo è molto ricco, come voi capite, si può soltanto accennare qualche cosa. Anzitutto Kant, questo è molto interessante, vuole fondare la sua comprensione del male su quella che gli chiama la natura dell'uomo. Quindi abbiamo questo approccio apparentemente metafisico, che però Kant, naturalmente apparentemente metafisico non vuol dire che sia sbagliato, vuol dire che va discusso in un certo modo. Invece Kant interpreta la natura dell'uomo, e qua si comincia a capire qualcosa di più, come, cito, il fondamento soggettivo dell'uso della libertà umana sotto leggi oggettive. Quindi il fondamento soggettivo, subiettive a Kant. Quando si parla di soggettivo in Kant, non bisogna pensare che stia parlando, sia cadendo in un pericoloso soggettivismo. No, non c'entra nulla questo discorso qua. È piuttosto il fatto che, diciamo così, il male morale ha un fondamento nella soggettività dell'uomo. Soggettivo qui vuol dire facente parte della struttura radicale della soggettività. Questo fondamento soggettivo, appunto, è essenzialmente interessante questa affermazione, che a prima vista sembrerebbe contraddittoria: è un actus de freiheit, è un atto della libertà. Quindi avremmo un fondamento soggettivo che è un atto della libertà, che costituisce la natura della persona. Ed è fondatore di ogni atto nel mondo, quindi è un atto della libertà radicale, trascendentale, dovremmo dire così, che è fondatore di ogni uso della libertà nel mondo, quindi di ogni estrinsecazione di quella che Kant qua chiama di menschliche Natur, cioè della natura dell'uomo. Qui emerge poi un tema fondamentale di Kant: se non fosse così la cosa, cioè se il fondamento oggettivo, soggettivo della libertà dell'uomo fosse in realtà un fondamento oggettivo, cioè operante dal lato della oggettività, della pura oggettività, allora se non ci fosse un fondamento soggettivo, cioè un subiettivo a Grund, non potrebbe esistere imputazione all'uomo di quello che fa. L'uomo sarebbe una natura onnilateralmente determinata, non sarebbe possibile
parlare di quello che a Kant invece sta massimamente a cuore in questa opera, cioè non si può parlare di una responsabilità dell'uomo, cioè che l'uomo sia responsabile, cioè debba rispondere di sé di fronte alla legge morale attraverso massimi congruenti. Questo vuole dire Kant. Non si potrebbe imputare al soggetto le azioni e non si potrebbero quindi designare come beni morali il bene e il male che sono contenuti in loro. Ecco, ne deriva una formulazione, che adesso leggerò, mi scuso di questa citazione un po' lunga, però è molto chiara. Ne deriva una formulazione che segna la differenza fondamentale che Kant vuole porre fra il pensiero del male e la tradizione metafisica, cioè la tradizione che concepisce il male come mancanza di qualche cosa. Naturalmente il discorso già della mancanza di qualcosa sarebbe da discutere in maniera più dettagliata di quanto ho saputo fare io, quindi questo è un discorso completamente aperto alla riflessione. Dunque, dice Kant, la ragione del male, cioè la ragione qua, il termine che usa Kant è Grund, quindi è il fondamento del male, non può trovarsi in nessun oggetto determinante il libero arbitrio per inclinazione. Quindi il problema del male non si trova a livello della felicità, ecco, diciamo così, in maniera, cioè non ha a che fare per Kant, primariamente con un'ipotesi felicitante o meno, con un oggetto felicitante, ecco, quello che chiamerei un oggetto felicitante, un oggetto che sia dispensativo di felicità, per inclinazione. Quindi non ha a che fare con la natura del male morale, ultimamente una Neigung, una inclinazione per qualche oggetto del mondo, che non potrebbe essere altro che un oggetto del mondo sensibile, o un oggetto del mondo metasensibile costruito secondo il modello di un oggetto del mondo sensibile. Questo, quindi la ragione del male non può trovarsi nessun oggetto determinante libero arbitrio per inclinazione, né in una tendenza naturale. Quindi non abbiamo una, diciamo così, un sviluppo organico della natura dell'uomo verso un compimento immanente che chiamiamo felicità. Ma la ragione del male, cioè il Grund, il subiettivo Grund, sta in una, continua a leggere, in una regola, ecco, non sta in un oggetto oggettivo e neanche in un oggetto soggettivo come la felicità, ma sta in una regola, quindi in una forma del comportamento, in un principio soggettivo del comportamento. Soggettivo però non vuol dire qua soggettivistico, diciamo dire, e quindi relativistico, eccetera, no, vuol dire una regola che fa parte della struttura della soggettività, fa parte dell'ontologia del soggetto, se vogliamo usare questa espressione, ma sta quindi continua a leggere, soltanto in una regola che è il libero arbitrio, cioè la Willkür o la Freiheit, quindi diciamo così, la libertà del volere, dà a se stesso per l'uso della sua libertà, cioè sta in una massima, cioè in un principio soggettivo di comportamento. Quindi il male e il bene sono questione del libero arbitrio, quindi della libertà, sono la libertà in atto che intenziona l'uno e l'altro a seconda di come questa stessa libertà si disponga di fronte alla legge morale. Quindi abbiamo sì oggetti della volontà buona, ma questi oggetti della volontà buona, cioè il bene e il male, ma questi oggetti della volontà buona sono oggetti della volontà buona perché si pongono e prendono una posizione libera rispetto alla legge morale. E quindi ancora si vede come provocatoriamente Kant, anche se oggi questo non ha buona stampa, pone la legge morale come un fondamento oggettivo di realtà, cioè la realtà del mondo si costituisce anche, non solo naturalmente, anche attraverso la nostra posizione, la posizione che la libertà nostra, cioè la nostra libertà, il libero arbitrio, pone o dispone di fronte alla legge morale. Devo lasciare qua alcune cose, purtroppo. Ecco, direi questo. C'è poi un secondo punto che volevo dire prima di passare a una descrizione della tendenza, e cioè questa.
Ho detto che per Kant è centralissima la questione della responsabilità, cioè egli vuole, se mi pare di capire, vuole difendere lo spazio della responsabilità umana come capacità di risposta sì o no alla legge morale. Questo è il punto fondamentale. Si può dire che l'uomo è imputabile di qualche cosa. Non soltanto perché ha fatto qualcosa, un alcunché, che è contrario alla legge morale, ma perché in questo fatto la libertà ha scelto se stessa, cioè ha scelto di essere quello che è. Questo, quindi abbiamo, non basta dire, questo è tipico di Kant, non basta dire che un'azione è malvagia perché contraddice di fatto la legge morale o il diritto, ma bisogna dire che una legge è buona o cattiva perché la libertà ha fatto di essa una regola del proprio agire. Quindi abbiamo un coinvolgimento soggettivo nella scelta. Non è sufficiente, quindi questo è, diciamo, il famoso discorso, spesso però frainteso in senso formalistico, secondo me, che il dovere è appunto non soltanto seguire la legge, ma è ottemperare la legge dall'interno, fare la propria legge dall'interno. E quindi in questo senso si può dire che l'uomo sia, dice Kant, almeno mi sembra di poter dire, che l'uomo sia responsabile di quello che fa. Tesi fondamentale di Kant in questo saggio, e vengo alla parte conclusiva, è l'esistenza. Tesi fondamentale di Kant in questo saggio è anche abbastanza criticata già al tempo di Kant, è il fatto che Kant riconosce, come è ben noto, una Hang zum Bösen, una tendenza al male, come facente parte del corredo fondamentale della libertà. Una Hang zum Bösen, Hang possiamo dire, possiamo tradurla anche col latino propensio, vi sarebbe nella libertà. Non trovo altro modo di esprimerlo che una metafora, una zona d'ombra, un'ombra che si manifesta come una tendenza negativa, cioè una tendenza, una propensione a negare la legge morale. Abbiamo quindi una tendenza trascendentale, chiamerei la cosa, cioè una tendenza che è condizione di possibilità della esperienza morale. Non vi sarebbe esperienza morale in senso stretto se non vi fosse per un verso l'autoattestarsi della libertà di fronte alla legge morale e per l'altro verso il fatto che la libertà debba, diciamo così, misurarsi con una tendenza negativa che la affetta dal suo interno, e che si manifesta in, diciamo così, in maniera diversa. Kant richiama alcune maniere di manifestarsi della tendenza malvagia. Quella che volevo qua indicare è la perversitas, la legge morale, il difetto morale fondamentale è la perversitas. Cosa vuol dire perversitas? Vuol dire la capacità appunto, che la tendenza al male avrebbe di condizionare la libertà a invertire l'ordine dei motivi, cioè questo è un tema che apparirà anche in Schelling, cioè a subordinare il motivo morale al motivo sensibile o naturale. Non è che il motivo naturale sia un motivo di per sé malvagio, questo deve essere molto chiaro in Kant. È malvagio invece fare del motivo naturale il motivo unico e determinante. Quindi questa è la perversa, il fatto di pervertire, di capovolgere l'ordine dei moventi. I moventi sono sempre all'opera, non è che ci sia uno spazio in cui i moventi, in particolare il movente morale e il movente sensibile, sono assenti. Abbiamo sempre, diciamo così, una triplicità, ripeto, perché abbiamo per un verso la legge morale, per l'altro verso il desiderio sensibile e per l'altro verso ancora la libertà, quindi una triplicità. La libertà è chiamata a prendere posizione rispetto all'esistenza dei due moventi, morale e sensibile. Qui è libera, però
può, diciamo, possiamo dire con un'immagine di Paris, diciamo, qui la libertà è assoluta, può fare quello che vuole, solo che abbiamo qualcosa che può essere fatto, ma non deve essere fatto. Qui ritorna diciamo, il tema del sollen e del müssen. La libertà Zon deve scegliere tra i moventi quale porre come motivo determinante. Questa scelta obbediente al Zon però non è il messo, non è una necessità meccanica o logica o fattuale, che non può non avvenire. La normatività morale o l'apertura morale al dovere invece è una norma categorica perché comanda categoricamente, ma anche, come ho cercato di dire, trasgressibile, cioè può essere messa in dubbio o negata. Quindi qui si aprirebbero una serie di questioni specifiche che non posso trattare. La tendenza al male è un peccato originario, così dice Kant, usando il linguaggio della scrittura, il quale, come atto della libertà, siamo sempre sullo stesso tema, cioè la tendenza, che è tendenza al male, è tuttavia un atto della libertà, non è una struttura oggettiva, diciamo, inestinguibile, è un'ombra. Un difetto, una propensione che segna nel profondo la libertà senza però condizionarla, cioè la libertà può sempre scegliere il Sollen. Questo va detto, quindi nessuna, diciamo così, nessuna determinazione di natura o nessuna determinazione oggettiva può togliere il fatto che la libertà in ultima istanza abbia la facoltà di scegliere il Sollen, cioè di scegliere per la legge morale. Questo tema abbia la facoltà. Adombra, come voi capite bene, il grande tema schellingiano della libertà come una facoltà del bene e del male. Quindi la mia tesi che Kant abbia, l'ho scritto nel 91-92 e poi pubblicato nel 93, abbia anticipato Schelling su questo punto. La libertà è peccato, la tendenza al male morale è un atto come peccato originario ed è fondamento di ogni atto che nasce dal peccato originario, e cioè è fondamento di ogni peccato derivato. Questo naturalmente è il punto fondamentale per Kant. Non so quanto ho ancora di tempo. Beh, no, una mezz'oretta, Bene. non di più. Allora, purtroppo, dovendo congedarmi da Kant, passo a Fichte. Fichte mi interessava, diciamo così, questa volta per il saggio che egli, anzi per il paragrafo che egli scrive nella Sittenlehre, nella dottrina morale del 98, paragrafo 16, su il male radicale in Kant. Il titolo è La causa del male nell'essere razionale finito. Ecco. Anche naturalmente Kant ha parlato della causa del male. Questa causa, questo è il punto che purtroppo non ho potuto trattare, questa causa non è una causalità naturale, quindi ad essa non si possono applicare le categorie dell'intelletto, le Verstandskategorien, perché diciamo così, della causa del male manca un'intuizione empirica, abbiamo un'intuizione intellettuale del male, ma non empirica. Ecco. Quindi quando parliamo di causa del male occorre, diciamo, riflettere sulle categorie e sapere che stiamo facendo un discorso che non pretende alla conoscenza oggettiva, ma un discorso che pretende una comprensione di senso dell'esistere e dell'agire. Quindi questo è il tema della causa del male, mette in discussione, io adesso non ho voluto farlo, mette in discussione modo di applicazione delle categorie che non possono essere applicate a un'intuizione sensibile, abbiamo però la possibilità di applicarle a se stesse, cioè che l'intelletto riguardi se stesso e apri lo spazio di un pensare del senso, quello che io chiamo pensare del senso dell'esistere. Anche Fichte, come Kant,
dice nella lezione di filosofia morale che Fichte trattava a Jena in contemporanea con la redazione del suo sistema dell'etica, dice, cito, il male dell'uomo ha il suo fondamento, Grund della libertà, quindi qua Fichte cita praticamente Kant. E poi un'altra volta, sempre in queste lezioni, cito, è abbastanza chiaro, se nell'uomo si trova una massima malvagia, quindi kantianamente, se la libertà ha forgiato per il proprio approccio all'esserci una massima malvagia, cioè una massima non universalizzabile che contraddice la universalità della massima, cioè che se nell'uomo si trova una massima malvagia, ciò deve essere spiegato, così Fichte, soltanto e unicamente la libertà, e l'essere razionale può darne una copia, può dare darne colpa soltanto a se stesso, citazione fine. Quindi abbiamo qua, come vedete, anche Fichte è interessato, come Kant, al tema della responsabilità rispetto al fondamento della legge morale, e quindi abbiamo questa visione della libertà dell'uomo come libertà concreta, cioè come la libertà che si muove in un contesto di moventi tra loro antagonistici e deve operare buone sintesi, possiamo dire così, tra i moventi. In particolare non può assolutamente subordinare il movente che io chiamo sensibile, fode mio, perché bisognerebbe spiegare cosa si intende questo, a subordinare il motivo sensibile al motivo morale o soprasensibile. Che strada qui va la comunità, diciamo così, il lavoro comune con Kant, che Fichte, come voi capite, era ben lungi dal disprezzare. Però Fichte sceglie, coerentemente col suo approccio filosofico, un'altra strada per argomentare questa struttura della libertà e della responsabilità umana. Una strada che io chiamo, fode mie, diciamo così, ma in mancanza di meglio, fenomenologica, cioè Fichte assume il compito di operare la descrizione degli stati o dei fatti della coscienza che rappresentano una disposizione malvagia o negativa. Quindi è il cammino, mentre Kant è piuttosto interessato a un'ermeneutica del testo, in particolare del testo biblico, Fichte è piuttosto interessato a un'indagine fenomenologica del svolgimento della coscienza morale. Della coscienza morale vuol dire non tanto il Gewissen quanto la moralisches Bewusstsein, cioè la consapevolezza dell'eticità. Direi la cosa in questi termini. L'io, qua quando parlo di io intendo sempre l'io empirico, a meno che non dica appunto, parlo dell'io originario assoluto. L'io deve attraversare una serie di passi che la descrittiva fenologica enuclea per arrivare a una comprensione sufficiente della sua propria natura. Quindi Fichte non ha paura di parlare di natura, e diciamo così, della sua natura e anche dello scopo della natura dell'essere razionale empirico, cioè dell'io empirico. Ecco, questo si può giungere a una comprensione sufficiente del male solo se si comprende l'impulso fondamentale della natura dell'uomo verso, ecco, verso che cosa? Abbiamo quindi una prima indagine sulla coscienza sensibile, una seconda indagine sulla coscienza della felicità e quindi sull'aspirazione alla felicità, una terza indagine sull'aspirazione alla libertà. Fichte sottolinea che alla libertà si arriva soltanto se l'uomo ha la coscienza della libertà, cioè della vera libertà, si arriva soltanto se l'uomo prende via via coscienza della sua propria natura o del suo proprio impulso fondamentale. Quindi avremmo una coscienza sensibile in primo luogo, poi una coscienza, diciamo, di un sensibile complesso, lo chiamerei così, cioè una coscienza e un'aspirazione alla felicità, e poi avremmo come terzo stadio fondamentale nello sviluppo fenomenologico, come terzo momento, terzo struttura fondamentale dell'esserci, una tendenza, una pulsione verso quella che Fichte chiama la Eigenständigkeit, che io traduco la autosussistenza, anche se in questo senso è piuttosto discussa questa traduzione, cioè
l'uomo, l'essere umano, ha la tendenza fondamentale a conseguire una piena padronanza di se stesso. Così tradurrei Eigenstein di Hilkheid. Una piena padronanza di se stesso. Una capacità di dominarsi secondo, di dominarsi, possiamo dire così, secondo ragione. Ecco. Solo che questa padronanza di se stesso è al tempo stesso ambigua, perché può dare origine, e qua abbiamo forse l'aspetto più innovativo di questo viaggio, può dare origine ad una volontà dispotica o autoritaria, o diciamo così, che vuole dominare gli altri. Ecco, questa è una prima possibilità della Eigenstein di Hilkheid. Quindi abbiamo una Eigenstein di Hilkheid prevaricatoria, e questo va assolutamente evitato. L'altra Eigenstein di Hilkheid, l'altra autosussistenza, è invece la libertà, la volontà morale. Quindi abbiamo una opposizione fondamentale nella fenomenologia della coscienza tra una volontà dispotica e dominatrice, che confondono l'Eigenstein di Hilkheid col dominio, e invece una concezione morale dell'Eigenstein di Hilkheid, cioè dell'autosussistenza, come volontà morale, quindi come volontà che accetta il limite. Ecco, mentre la Eigenstein di Hilkheid dispotica non accetta il limite, anzi rifugge dal limite, rifugge dalla regola, ecco, la Eigenstein di Hilkheid morale è invece disposta ab intrinseco a riconoscere la regola, quindi a dominare l'impulso, a differirlo, a svilupparlo in senso essenzialmente interpersonale. Quindi l'interpersona è un modo di esercitare l'interpersona, l'intersoggettività è un modo di esercitare la volontà morale. Quindi la volontà morale è essenzialmente interpersonale. Se questo è vero, che cos'è il male? Il male, abbiamo anzitutto il male della volontà dispotica, che è essenzialmente il principio antimorale che si afferma rispetto al principio morale. E siamo, questo è il tratto, secondo alcuni, abbastanza intellettualistico di Fichte, e siamo disposti come esseri umani a padroneggiare la volontà dispotica facendo la volontà morale soltanto se non smettiamo di riflettere su noi stessi. Ecco, diciamo, in definitiva, il dispotico non riflette sulla sua natura, l'etico sì, l'etico riconosce il limite e in questo senso riconosce la propria natura di essere limitato e quindi di essere, che vive in relazione alla legge morale. Quindi avremmo questa visione del male che in Kant non c'è, cioè l'errore fondamentale, la pigrizia fondamentale, l'effetto della tendenza antimorale fondamentale è precisamente quello di sottrarre all'uomo la riflessione, cioè quindi l'indagine su se stesso, il riconoscimento riflettente di ciò che ogni uomo è, cioè un essere limitato nel senso che è relazione con un principio oggettivo che è la legge morale. Quindi avremmo questa duplicità della libertà, che può essere per il bene e per il male, cioè in questo senso appunto Eigenstein in modo positivo o in modo negativo, di questa natura della libertà dobbiamo renderci conto continuando a riflettere su noi stessi attraverso la Besonnenheit, dice Fichte, cioè la capacità di considerare se stessi per quello che siamo. E questo ritorno della riflessività su noi stessi è precisamente, secondo Fichte, la migliore garanzia per non cadere nel dispotismo e nella violenza, insomma, nell'autoritarismo o nella negazione della libertà. Questo mi pare sia il facit di questo testo fichtiano, che peraltro poi potete trovare nel libro. Ecco, questo dell'avvedutezza, va continuamente tenuta a destra l'avvedutezza,
c'è la capacità di guardare quello che siamo. Occorre riflettere su noi stessi in stadio secondo, cioè non soltanto limitarsi a guardare il mondo come è, ma guardarlo alla luce di una problematica radicale che si apre per la posizione della legge morale, cioè per un principio che per un verso conferma, ma per l'altro verso mette in discussione ogni realizzazione di noi stessi, che sia inadeguata rispetto all'orizzonte universalistico della libertà. Il terzo autore che, come voi sapete, ho preso in considerazione, però ho paura moltissimo di questo numero qua, quanto ancora? Non tanto se vogliamo avere una discussione abbastanza ampia, se riesci a contenerti nel quarto d'ora, 20 minuti. 20 minuti, va bene, ci provo. Schelling ho preso in considerazione, adesso non lo posso trattare per ragioni ovvie, sia filosofia e religione che le ricerche sull'essenza della libertà umana, cioè il nocciolo dei due libri, un nocciolo fondamentale dei due libri, del libro che pare sono dedicato a Schelling attraverso traduzioni, no? Abbiamo quindi la prima parte di quell'importante libro di Murcia contiene filosofia e religione e le ricerche sull'essenza della libertà umana. Io mi fermo soltanto su questo secondo qua, nel libro invece tratto abbastanza anche filosofia e religione perché mi interessa moltissimo il tema della caduta, però diciamo così, qua devo ridurre. Con Schelling, come se forse si capisce, almeno mi pare di poter dire così, con Schelling ci troviamo in un'altra aura rispetto a Kant e Fichte. Kant e Fichte, come avete visto, sono abbastanza prossimi, sono fondamentalmente interessati a una comprensione etica della libertà e del male, certamente con una ampia apertura ontologica, però il baricentro sta sul momento etico-pratico sia in Kant che per Fichte, nei saggi che ho indicato. Con Schelling invece ci troviamo in un contesto, diciamo così, ontologico-metafisico che segna, diciamo così, il testo e al tempo stesso ne documenta anche il fascino e la dialetticità profonda. Schelling appunto dice che particolarmente importante per la comprensione del male è stato diciamo così, la struttura della realtà che egli stesso ha proposto. E questa struttura della realtà, che peraltro era già presente, dice Schelling, negli scritti di filosofia della natura, questa struttura della realtà è data dalla compresenza dei due principi, come è ben noto, che costituiscono la struttura fondamentale dell'essere e della sua manifestazione come creazione. I due principi sono, come è noto, il Grund, cioè la natura di Dio, il fondamento in senso appunto di base dell'assoluto, e la existenza, quindi l'esistenza come slancio, se non interpreto male. Di Dio a partire dal suo fondamento, cioè dal suo grund, che comunque viene sempre ricompreso dentro l'uno, cioè quindi in questo senso il grund è ad un tempo attivante e attivato. Questo apre la possibilità di pensare una concezione dell'uomo come essere in Dio, quindi come panenteismo. Che mi pare siano dei guadagni fondamentali di questo libro. Cito una breve espressione di Schelling, che illumina questo punto di vista. Il seguire delle cose da Dio è una rivelazione che Dio fa di se stesso, una Selbstoffenbarung Gottes, una rivelazione che Dio fa di se stesso, quindi Dio si autorivela. Questa è la creazione. Autorivelazione e creazione sono l'uno al lato dell'altro. Questo naturalmente è abbastanza problematico, però Schelling lo accentua decisamente. Ma Dio, ancora continua la citazione, può rivelarsi soltanto in un ciò che è simile a lui, in esseri liberi e agenti per se stessi, per il cui esistere non si dà altro principio che Dio, ma che sono così come Dio è.
e gli parla ed essi esistono. Questa è, diciamo così, un'espressione abbastanza forte di quello che pensa Schelling. Allora, è proprio questa struttura duale, ma unitaria, duale ma unitaria, insomma, Schelling sta altrettanto presente la dualità quanto la unitarietà. Quindi Dio è una struttura unitaria, ma è una vita, da ciò la struttura interna dialettica. Ecco, questo è il punto, non dobbiamo perdere nessuno dei due punti di vista. Allora, questa duplicità è il luogo nel quale si rivela, si palesa, si annuncia la possibilità, Möglichkeit, del male. Il testo prima affronta in maniera sistematica, questo è in parte era già anche Fichte, la cosiddetta possibilità del male e quindi in secondo luogo la realtà del male. Ecco, la possibilità del male è data precisamente da questa dualità di principi che in Dio sono assolutamente compatti e uniti, ma nell'uomo possono essere disgiunti. Diciamo così, il fondamento può chiudersi in se stesso e quindi non dare spazio a uno sviluppo esistenziale adeguato, ma oppure può anche unirsi in unità. I due principi, il sensibile e il metasensibile, il fattuale e l'ideale, possono invece unirsi. Allora, la prima, unirsi e realizzare una perfetta unità. Abbiamo dunque due possibilità: o l'unità dei principi, questo è il bene, o l'opposizione dei principi, questo è il male. Il male è l'opposizione, è una declinazione della relazione dei principi che porta a un'opposizione radicale. Ecco, direi la cosa in questi termini. È la declinazione di un'interpretazione dei principi fondamentali della realtà che porta ad una opposizione radicale. Questa opposizione, la possibilità di questa opposizione è precisamente la possibilità del male. Volevo, ecco, mi scuso, sarà un po' lungo questa citazione, però abbastanza espressiva. Ognuno degli esseri che sorgono nella natura, cioè nella Selbstoffenbarung Gottes, quindi abbiamo sempre unità tra rivelazione e creazione, cosa problematica, ma questo è il pensiero di Schelling. Ognuno degli esseri che sorgono nella natura, cioè gli esseri creati, contiene allora in sé un doppio principio, che nel fondo però è un solo principio. Questo deve essere molto chiaro, non ci sono due principi equipollenti, abbiamo un solo principio dialettico all'interno. Il punto fondamentale è vedere se allora la struttura della realtà nel suo principio fondamentale è dialettico o meno. Se uno sta con Fichte non è dialettico, è una posizione assoluta. Dialettico diventa soltanto a partire dalla posizione assoluta. Schelling no, è un'altra posizione, il principio è già dialettico nel suo esserci immediato. E quindi sono due, o la posizione, o abbiamo all'inizio la posizione o abbiamo all'inizio la negazione, che comunque richiede una posizione. Questa è una, diciamo così, una questione filosofica fondamentale che Schelling disputa con Fichte. Allora, da un lato ogni essente della natura ha in sé il principio che scaturisce dal fondamento, e questo dal fondamento, cioè dal grondi, che non è male in sé, però è un impulso tendenzialmente egoistico che quindi tende ad autoaffermarsi, da ciò il suo pericolo, se lo si incorpora in massime negative, cioè se la libertà smarrisce il suo punto di vista fondamentale. Quindi riprendo, da un lato ogni essere della natura ha in sé il principio che scaturisce dal fondamento, e questo è il volere individuale della creatura, che nei confronti dell'intelletto, cioè il principio luminoso, si comporta come semplice desiderio o volontà cieca. D'altro lato, ogni natura, in ogni natura agisce l'intelletto, quindi anche nella natura creata, agisce l'intelletto come volontà universale, che subordina a sé il volere individuale come suo strumento. Nell'uomo, orbene, fra gli esseri creati, soltanto nell'uomo i due principi giungono a formare un unico tutto. Se ci giungono, soltanto gli umani ci giungono a questa unità dei principi. Nell'uomo soltanto, qui Schelling accentua questa Wendung antropocentrica, possiamo dire così in parte, nell'uomo soltanto si manifesta il principio tenebroso nella sua vera potenza e il principio luminoso nella sua forza. Quindi nell'uomo
abbiamo le facoltà massimamente rivelative di sé con la massima potenza possibile. Ma l'uomo è anche spirito, Geist, qui usa questo termine, e questo è il risultato del rischiararsi del principio tenebroso nella luce, ovvero l'uomo è individualità, così pare Santa Luce Selbstheit, che però forse si può tradurre anche seità. L'uomo è un'individualità in unità con il principio ideale. Ora, se l'unità dei due principi fosse nell'uomo insolubile, come in Dio, quindi in Dio abbiamo l'unità insolubile. Per questo Dio offre il punto di partenza della duplicità e della molteplicità. Se l'unità dei principi fosse nell'uomo insolubile, come in Dio, Dio stesso, come spirito, non si rivelerebbe. E la creazione non conseguirebbe il suo fine, che è l'amore. Da qui la formulazione decisiva. Quella unità che in Dio è inseparabile deve dunque, mus, qui abbiamo una necessità fattuale o metafisica, non zon, ma quindi abbiamo una diversa, una, quindi abbiamo, qui appare la diversità fondamentale. Quell'unità che in Dio è inseparabile deve dunque essere separabile dall'uomo. E questa è la possibilità, e questa è la possibilità del bene e del male. Citazione fine. Commento: la possibilità del male, naturalmente anche del bene, risiede nel fatto che l'uomo è spirito, cioè è individualità, Selbstheit. È volere che si scopre in piena libertà, quindi volere individuale che si scopre in libertà perché è aderente. Questo è il punto, al volere universale. Quindi non c'è un destino del volere individuo, anche se quella cosa può apparire dura per le orecchie contemporanee, non c'è una posizione positiva della libertà individuale se non in relazione con la volontà universale dell'esistente. E volere che si scopre in piena libertà è individualità che ha il nesso di... è individualità, questo è importantissimo. C'è una self-side che ha il nesso dei principi in un rapporto libero, ovvero è, citazione, libera da ambedue i principi, sì che può rettamente unirli, ma anche separarli e ricomporli in una falsa unità. Questa è l'ambiguità della libertà umana, che è libera verso due principi, cioè si atteggia liberamente, si atteggia liberamente, e quindi potremmo dire anche, qui ritorna a parlare, insomma, assolutamente, sovranamente rispetto ai due principi, può porli nella relazione che vuole. Qui l'uomo è effettivamente libero, insomma, in questa sintesi l'abbiamo trovato in casa dell'impulso morale, dell'impulso naturale, oppure dell'impulso individuale, dell'impulso universale, qua in Schelling. Questo è, appunto, questa è la situazione della libertà, di essere in corrispondenza critica con ambedue i principi e può così affermarli come negarli. Lascio naturalmente una serie di cose, perché penso che adesso mi diranno che ci sarà più o meno 5 minuti, forse. Ricordo appunto l'approccio a Hegel. Ho voluto, diciamo così, nel mio libro, per quanto era possibile, liberare Hegel dalla comprensione, da quella che gli viene attribuita come la sua vera e propria comprensione del male, cioè il male come emergente nelle lezioni di filosofia della storia, che peraltro sono una lettura molto istruttiva e importante, cioè il male come un momento necessario, parziale ma necessario nello sviluppo dello spirito verso l'assoluto. Ecco, ho voluto, diciamo così, liberare per quanto mi era possibile Hegel da questa visione che appunto ritengo sia una sola delle comprensioni del male di Hegel e non debba coprire nell'insieme. Ecco, questo volevo accentuare. Per questo ho deciso di prendere in considerazione la filosofia del diritto, la filosofia del diritto, i lineamenti della filosofia del diritto, in particolare i paragrafi 139-140, perché aprono a una comprensione del male meno scontata e meno scontata di Hegel. Come ben noto, in questi paragrafi Hegel tratta del bene e del male, cioè quindi del bene concreto e del male radicale, e della coscienza morale
che è il principio che si pone in relazione dinamica con ambedue questi oggetti della moralità, cioè il bene e il male. La coscienza morale intesa qua come Gewissen, non come Bewusstheit, quindi non come consapevolezza morale, ma come Gewissen, come coscienza dell'originario morale. Hegel, come ben noto, mette in luce come tuttavia questa coscienza, questo Gewissen, non ha una condizione ontologica stabile. Ecco, può affermarsi come coscienza dei principi morali, questa è la prima possibilità, ma può anche capovolgersi, umgekehrt, può anche disporsi come principio che nega i principi morali in nome del proprio, di un principio soggettivistico e arbitrario. Quindi abbiamo nella coscienza morale, intesa come Gewissen, non come Bewusstsein, una duplicità radicale del bene e del male, e la coscienza morale è il principio che è, diciamo, ad un tempo consapevolezza di questi principi, quindi vero Gewissen, oppure consapevolezza di sé come soggettività che può decidere arbitrariamente rispetto al presentarsi dei principi del bene e del male, in particolare del bene concreto. Quindi avremmo qua una declinazione del male non come momento necessario, ma come momento che non deve essere, cioè che la coscienza morale non deve soll nicht, non deve fare proprio, qui si introduce un sollen, anche se Hegel è piuttosto ambiguo rispetto a questo sollen, perché volevo, ecco, ad esempio leggiamo questa affermazione che dice molto e al tempo stesso apre la problematicità. Cito: l'origine del male in generale risiede nel mistero, così che nel mysterium. Il mistero non è ciò che è ignoto, non è ciò che sta al di là del nostro intelletto, secondo una concezione, diciamo così, empiristica. No, no, il mysterium è la rivelazione dello spirito. Quindi risiede nella rivelazione dello spirito l'origine del male. Cioè risiede, ecco la spiegazione di Hegel, nello speculativo della libertà. L'origine del male, questo non l'avevamo ancora trovato nelle lezioni precedenti, negli autori precedenti. Risiede nello speculativo della libertà, cioè nel fatto che la libertà è speculativa, non ha qualche, diciamo così, tratta oggetti speculativi, ma è essenzialmente speculatività, cioè trascendenza rispetto alla fattualità empirica o analitica o materiale. Ecco, l'origine del male dunque risiede nello speculativo della libertà. Che cos'è però il contenuto di questo speculativo? Qui è una frase sorprendente. Nella sua necessità, cioè la necessità della libertà di uscire dalla naturalità della volontà, di essere interiore rispetto a se stessa. Ecco, il male risiederebbe nel potenziale di questo lato interiore, ma reale, della libertà che emerge nella figura della coscienza morale. La libertà avrebbe comunque, come si vede, una necessità di uscire da se stessa. Questa necessità è un sollen o è un müssen? Questo rimane problematico, secondo me. Se è un sollen, abbiamo l'apertura alla filosofia della libertà. Se è un müssen, abbiamo, diciamo così, l'apertura alla filosofia della necessità. Avremmo, per dire le cose in maniera un po' grossolana, da un lato Kant, filosofia della libertà, centralità della mediazione del sollen, dall'altro la filosofia, una certa lettura di Spinoza in quel tempo conduce a una visione dell'origine del male, diciamo, condizionata da principi di necessità come müssen, cioè di necessità logica. L'origine del male risiede perciò nella libertà come essenza spirituale. Ecco, forse questo è il punto di tangente tra questi filosofi, essenza che qui Hegel designa come il mistero o lo speculativo della libertà. Ciò che rimane nascosto al solo intelletto, ma si rivela nello spirito e come spirito. Ecco, direi
Questa è la concezione del male che Hegel elabora in queste lezioni, che poi dà origine a un'interessantissima fenomenologia della colpa morale, possiamo dire così. Fichte dà una fenomenologia dello sviluppo morale. Hegel dà in queste pagine della filosofia del diritto una comprensione della filosofia come sì, direi una comprensione delle figure, ecco, direi così, una comprensione delle figure della colpa, ecco, che alla fine arriva alla, diciamo così, alla colpa maggiore, che è non tanto l'anima bella, che si oppone al contenuto morale, quanto la coscienza ironica. Ecco, il male sarebbe la coscienza ironica, cioè la coscienza della vanità del tutto, che non vale nulla in realtà, non vi è nulla di oggettivo. Ciò che vale soltanto è la presa di posizione arbitraria e sovrana della soggettività, ma questo è, diciamo, l'errore della coscienza morale che dismette la propria relazione con la legge morale e con la soggettività morale. Quindi abbiamo questa struttura. In definitiva, la vanitas, secondo Hegel, costituisce l'esito di questa fenomenologia. È molto interessante però che la vanitas, cioè la coscienza della inconsistenza del tutto, venga equilibrata da Hegel nella fenomenologia dello spirito, dalla figura del perdono, come apertura, riconoscimento della libertà dell'altro, apertura alla libertà dell'altro, superamento del proprio stato interiore, rigido, come si dava nella figura dell'anima bella. Quindi direi che abbiamo due possibilità di conclusione, la vanitas, ma anche il perdono, e forse questo è il messaggio più interessante che Hegel ci dà. Ho finito. Bene, grazie moltissime di questa ricchissima presentazione. Purtroppo è talmente ricca che non c'è stata nel tempo concesso. Io do subito la parola a chi la chiede, prego di alzare possibilmente la manina gialla, così la vedo meglio. Claudio, Sì. permettimi solo di dare un avviso, diciamo. Sì. Il prossimo incontro avrà come presentatore il suo libro Luigi Alici, il libro ha per titolo Liberi tutti, e quindi insomma questa è la prossima tappa. E volevo dire a coloro che, soprattutto a coloro che debbono presentare il loro libro, di mandare sempre il PDF al dottor Morrone e quindi poi al sito che appunto riporterà il PDF del volume di cui poi si tratterà nell'incontro. Ecco. Grazie. Allora la parola a Cogliandro. Sì, mi sentite così? Si sente? Sì. Sì, allora grazie. Avevo due domande riferite al testo che ci ha presentato, in particolare la parte in cui lei confronta Schelling e Fichte. Ci sono tantissimi spunti, ma mi limito a quel passaggio, sta a pagina 79, non lo cito per non perdere tempo, ma giusto per dare un riferimento. Sintetizzo l'accusa di filosofia negativa che Schelling fa, come è noto a Fichte, in tante occasioni. In particolare, lei è molto interessante, secondo me, perché lei la sintetizza riferendosi alla interpretazione che Schelling fa del sistema di Fichte come muovente da un'interpretazione del principio del peccato originale, cito, nella sua suprema originalità. E quindi la filosofia negativa nell'interpretazione che Schelling fa di Fichte sarebbe in qualche maniera mitigata dal fatto che comunque Fichte capisce fino in fondo che non si capisce la realtà senza quello che viene definito il regno del nulla. Però rimane l'accusa di filosofia negativa. Un problema che mi ha sempre un po' accompagnato fin da quando ho conosciuto Fichte, grazie a lei peraltro,
E il fatto che lui cambia tante volte l'esposizione del suo sistema, come è noto, come anche Schelling la cambia, ma Fichte la cambia, penso, il doppio delle volte, direi. E qui ci sono specialisti Schelling molto, molto maggiori di me, quindi ci mancherebbe. Mi limito alla parte, il côté fichtiano. A mio parere, alcune critiche lo hanno colpito particolarmente a fondo e probabilmente anche alcuni rilievi schellinghiani hanno avuto un'influenza, sulla sua tarda filosofia, come è noto. Su questo tema del male, secondo me, lui ci ritorna varie volte, non solo nelle opere cosiddette popolari e anche nella dottrina dello Stato, ma ci ritorna nel sistema della dottrina della scienza. E le volevo chiedere, appunto, nella sua declinazione che più volte fa della dottrina della scienza come teologia vera, specie nelle ultime 3-4 esposizioni, nel diario, se c'è questa traccia ancora del confronto con Schelling. La seconda brevissima cursoria domanda è: lei nella parte introduttiva del libro parla di alcuni dei quali non può trattare, tra cui menziona von Baader, per esempio. Ecco, anche qua. Von Baader lo conosco poco, l'ho letto quello che c'era, insomma, facilmente reperibile, ma lei lo menziona più volte nei suoi scritti come ispiratore, insomma, anche di certe posizioni schellinghian-fichtiane, oltre che, come è noto, hegeliane. Se ci può dire qualcosa su questo in relazione al tema del male, ecco, il non detto del suo libro. Grazie. Direi di rispondere subito così. Sì, dunque, innanzitutto, sì, con Schelling abbiamo questa struttura. Schelling ritiene che Fichte abbia una filosofia soggettiva perché parte pur sempre da un punto di riflessione. È una, quella che, diciamo così, Hegel aveva detto, una filosofia della riflessività. Invece bisogna partire dall'intuizione intellettuale come intuizione dell'unità di oggettivo e di soggettivo, la quale, diciamo, non è un principio riflessivo, cioè secondario, ma per Hegel, per Schelling è assolutamente un principio primario. Le cose stanno così, questo è discutibile, cioè si può discutere produttivamente. Abbiamo un punto di partenza altro dalla riflessività, questo appunto si deve vedere. Ho un'intuizione dell'assoluto, posso pensare come conoscenza oggettiva un'intuizione dell'assoluto che Fichte non avrebbe. Fichte avrebbe soltanto un'intuizione dell'io, ma non dell'assoluto. Questi sono temi apertissimi, secondo me, di cui la filosofia contemporanea è poco consapevole, per poca familiarità a discutere dei principi. Penso che questo punto qua sia invece molto interessante nel carteggio tra Fichte e Schelling, quindi direi così la cosa. Il punto di partenza è l'autocomprensione dell'io. Questa sarebbe l'intuizione intellettuale in senso stretto. Oppure il punto di partenza è l'intuizione intellettuale dell'assoluto. Questa intuizione intellettuale dell'assoluto è ancora suscettibile di un trattamento critico o autocritico? Questo si può appunto discutere. Per quanto riguarda il peccato originale, Schelling appunto dice che in questo senso Fichte, ritorniamo al punto, sarebbe un estremo soggettivismo. Un supremo soggettivismo il quale appunto disegna come punto di partenza il punto di massimo allontanamento dell'assoluto. È anche vero che comunque, come diceva lei giustamente, mi pare, ho colto questo, la coscienza del peccato originale è pur sempre un punto di partenza, quindi l'idea di una mancanza che occorre colmare in qualche forma. Quindi questa, diciamo così, soggettivismo fichtiano sarebbe, secondo Schelling, se questo è vero, un soggettivismo tuttavia in grado di criticare se stesso. Questo mi pare molto interessante. Per quanto riguarda von Baader, direi, diciamo così, io nel libro ho messo in luce questo, cioè
la salute è l'integrazione della facoltà. La malattia è la unilateralizzazione di una facoltà o di un'altra facoltà. Bader ha visto chiaramente questa distinzione e equipara il male come malattia, cioè come un ripiegamento della natura su se stessa, mortifero. Questo mi pare sia interessante per Bader, che però dice naturalmente ha molte altre cose. Per quanto riguarda le versioni della teoria della scienza, sono venuto casualmente ad apprendere, parlando con l'amico Ivano Drizzani ieri della edizione completa, che avremmo 25 versioni della teoria della scienza, 25. Questo lo do come ipotesi di lavoro per i fichtiani, vorrei capire se veramente le cose stanno così, oppure rimaniamo alle 15 versioni che eravamo secondo gli ultimi resoconti. Ecco, questo. Va bene, grazie. La parola a Vittorio Possenti. Sì, dunque le domande da fare sarebbero infinite. Mi limito sostanzialmente a Kant, poi se ci fosse tempo qualche parola su Schelling. E sono, quello che dirò va in una direzione notevolmente diversa da quella che è stata presentata. Voglio dire questo, da un lato schematizzando, da un lato noi abbiamo il problema del male, sia dal lato del male morale, sia dal lato del male di natura. E gli autori di cui è di natura, faccio un esempio, un bambino che nasce con una gamba più corta dell'altra. E questo problema del male di natura è meno importante per certi aspetti del problema del male morale. Poi il punto determinante, questo l'ha già annunciato fin dall'inizio Marco, poi non è tornato sopra, è come noi determiniamo il concetto stesso di male. E negli autori citati prevale l'idea, in alcuni in maniera maggiore, altri in maniera minore, non del male come privazione, ma del male come negazione. E qui è un problema assolutamente discriminante, perché la negazione di per sé non è qualcosa di reale. Quando, dovendo seguire Hegel, diciamo che il fiore si nega nel frutto, si dice qualcosa che non ha molto significato, e quando si dice che un fiore accanto all'altro, l'uno nega l'altro, si dice qualcosa appunto di scarso significato e che ha un valore puramente astratto e logico. Allora, bisognerebbe venire in chiaro se il male è una privazione di un bene che avrebbe dovuto essere, che non c'è, per esempio il bambino che nasce con la gamba storta o più corta, o se il male è una negazione. Negazione di che cosa? Negazione del bene. Ma la negazione, come dico, non è una opposizione reale. La negazione è una negazione logica. E questo punto è assolutamente discriminante, perché se noi pensiamo il male come negazione, dobbiamo poi arrivare in certo modo a due principi, uno del bene e uno del male. Ora, stando invece più vicino a Kant, che lascia un po' indeterminato questo aspetto, è importante, sono andato a recuperarmi poco fa la religione entro i limiti della sola ragione. Kant, proprio nella prefazione alla prima edizione, dice che la morale obbliga a se stessa sotto leggi incondizionate e non ha bisogno né dell'idea di un altro essere superiore all'uomo, onde questi conosca il suo dovere, né di un movente diverso dalla legge stessa perché egli lo compia. Per questo
La morale non ha assolutamente bisogno, tanto obiettivamente, per quanto riguarda il volere, quanto soggettivamente, di appoggiarsi sulla religione o sull'idea di un essere assoluto. Dunque, il richiamo di Kant alla ragion pratica è un richiamo alla ragione come tale, sia pure pratica. E però, allora, a questo punto nasce, secondo me, in Kant un duplice problema. Da un lato, e non sono il primo naturalmente a sottolinearlo, c'è nel primo capitolo il tema del male radicale. Il male radicale corrompe alla radice la totalità delle massime, e nel terzo capitolo, controllo un attimo, il terzo capitolo è intitolato La vittoria del buon principio sul cattivo e la fondazione di un regno di Dio sulla terra. Io mi sono sempre chiesto come possano andare insieme il primo capitolo sul male radicale e il terzo capitolo, perché nel primo capitolo si dice che la ragion pratica sostanzialmente è fondata su se stessa, e che si dice anche che c'è un male radicale che corrompe alla sorgente la totalità delle massime. Come poi possibile, con questo punto di partenza, giungere all'idea della fondazione di un regno di Dio sulla terra? Questa mi pare una contraddizione interna molto profonda alla costruzione di Kant. L'altro punto è che Kant, per altri aspetti, pur avendo determinato il concetto di verità in senso teoretico come nominale, cioè la conformità alla realtà, lo utilizza in maniera forse un pochino surrettizia, proprio nella prima lezione, nel primo capitolo, quando, diciamo, nella ragione teoretica, nella critica della ragione pura, Kant dice l'idea che noi abbiamo ricevuto di verità è nominale, quindi la conformità con la realtà, perché la verità sostanzialmente è la coerenza del pensiero con se stesso. Però quando parla della verità morale, dice che il bene è la conformità dell'arbitrio, cioè la conformità del libero arbitrio con la legge morale. Quindi abbiamo un utilizzo del concetto speculativo classico di verità riportato nell'ambito della ragion pratica. Ecco, queste sono le mie considerazioni. Avrei molto da dire anche su Schelling. Per esempio, come facciamo noi a conoscere, partendo dal nostro statuto di essere limitati, qual è il movimento dell'assoluto? Rischiamo di ipotizzare tutta una serie di cose che potrebbero non essere fondate. Ma il punto più importante, chiudo, è la differenza non conciliabile del concetto di male come negazione e del concetto di male come privazione. E Marco? Sì, purtroppo sono temi che occorrerebbero indagini specifici. Dirò solamente questo. Innanzitutto, Vittorio ha fatto un accenno al punto del male fisico, che effettivamente io non l'ho trattato in maniera sufficiente. Direi, posso pensare, però, diciamo, istruire la cosa in questi termini, posso pensare il male fisico in analogia, in una certa analogia di proporzionalità con il male morale, in quanto ambedue indicano ciò che non deve essere, ma è.
Quindi diciamo che abbiamo una in questo senso una concezione del male fisico che sulla base dell'analogia è anch'essa dialettica, cioè si riferisce a qualcosa, a uno stato che non deve essere. In questo senso passo al secondo punto. Abbiamo due modi di dire negazione, dice Kant nella nota del testo. Il primo modo è di dire che posto A, la negazione di A è uguale a zero. Questa è la negazione logica. Abbiamo poi una seconda forma di negazione, di dire che la negazione è che meno A è l'opposto di A, non quindi zero, ma meno A. Avremo un'opposizione di principi, più A, meno A, laddove questo meno A è opposizione ad A. Quindi avremo una negazione logica, zero, e una negazione pratica, l'azione del negare che cosa? L'oggetto della negazione è la legge morale, non il bene immediatamente, ma la legge morale, cioè una legge che indica ciò che deve essere. Qui abbiamo una filosofia che utilizzo, come ho cercato di dire nella mia esposizione, come principio di mediazione, il sollen, non il messen. Quindi abbiamo una logica del Sollen che Kant esprime in maniera molto ridotta, naturalmente, che però secondo me mi pare molto importante. Se pensiamo alla negazione come affermazione negativa o come negazione attiva, ecco, direi questo ci viene dalla lezione idealistica. Per quanto riguarda Schelling, io appunto ho detto che era problematico la pretesa di Schelling di cominciare la filosofia dall'assoluto stesso, cioè dell'intuizione intellettuale. Però al tempo stesso, a questo punto, direi che bisogna intendere bene Schelling. Non è che con intuizione intellettuale intende una Schelmerei, intende il porsi elementare del principio, porsi elementare rispetto al quale ogni declinazione è seconda. Ecco, Fichte contesta che questa intellezione seconda sia una vera intuizione intellettuale, essendo per Fichte l'intuizione intellettuale un'intuizione intellettuale soltanto dell'ego, cioè dell'egoità, e non dell'assoluto. Quindi bisogna fare un'analisi dei concetti per arrivare a una comprensione adeguata di questa posizione filosofica. Bene, Claudio, Sì, possiamo dobbiamo chiudere. concludere perché per noi c'è l'imperativo assoluto delle ore 20. Vabbè, mi spiace, avrei voluto intervenire anch'io, anche su Vittorio, ma pazienza. Guarda, fatti un'eccezione, però No, 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 non rimarrà voglio. un unicum, un Non voglio apex della tradizione approfittare. di questi incontri. No, Prego. no, perché diventa poi lungo, insomma. Ma molto brevemente volevo solo dire che il male, che per me è negazione attiva, lo è in quanto distruzione del bene, non soltanto come negazione della legge morale, ma come distruzione positiva del bene. Qui mi sembra difficile ridurlo a mancanza, insufficienza, eccetera. E poi sarebbe stato bello sviluppare meglio quel confronto tra Schelling e Hegel che tu hai accennato. Io direi soltanto che in tutti e due i casi c'è una definizione del bene in rapporto al male, solo che la differenza è che nell'un caso il male è un male possibile, nell'altro un male reale, cioè è necessario, no? È la differenza poi che sta
sotto alla differenza tra Sollen e Mielsen, insomma, il male deve essere necessariamente perché ci sia il bene, oppure deve esserci soltanto la possibilità del male perché il bene sia tale. Mi pare che questa sia la questione, però Francesco Totaro ci dice che non possiamo più proseguire, rimanderemo a un'altra Sarebbe un volta. male, decisamente un male. Sarebbe andare Com'è? avanti, proseguire sarebbe a quest'ora decisamente un male che non Ecco, possiamo d'accordo, permetterci. d'accordo. Grazie moltissimo a Marco Rivaldo per la sua ricchissima introduzione e esposizione del suo libro e grazie a quelli che sono intervenuti, ma anche a tutti gli altri che hanno seguito con interesse, sono sicuro. Grazie moltissimo a voi e Arrivederci a tutti di questo invito. a tutti. Ciao, Grazie. arrivederci.